Ok, puoi andare. Allora, buonasera a tutti, siete numerosissimi anche, anche oggi, eh, la cosa ci fa molto piacere perché significa che insomma, forse avete fiducia nel lavoro che facciamo, speriamo di non deludervi. Stasera eh, inizia il nuovo corso che abbiamo organizzato recentemente come istituti della resistenza del Veneto. Il titolo, come sapete, è Strumenti e fonti online per la didattica della storia. Questo primo incontro vedrà come relatore, come nostro ospite graditissimo, eh, che ringraziamo già, David Bidussa, storico, giornalista, saggista. Eh, vi rammento che ci saranno altri tre appuntamenti, ma cambierà il giorno, saranno di giovedì, il 25, giovedì 25 febbraio, incontreremo e ascolteremo Paolo Pezzino, giovedì 4 marzo invece... Eh, gestiremo noi docenti distaccati l'incontro, mentre giovedì 11 marzo eh, interverranno Marica eh, Tolomelli e Paolo Battifora. Eh, anche l'orario cambierà perché dalla prossima volta eh, l'inizio sarà previsto alle 16. Eh, veniamo all'incontro di oggi. La verità è il risultato di un processo faticoso, un titolo impegnativo e siamo tutti eh, ansiosi di ascoltare il nostro relatore. Eh, e quello che ci dirà. Eh, se ci sono delle domande, eh, comunicatele attraverso la chat scrivendo a Stefania Bertelli. Eh, due parole sul nostro relatore: David Bidussa, livornese, eh, si definisce storico sociale delle idee, eh, è stato docente presso l'Università Ebraica di Gerusalemme all'inizio degli anni Ottanta dall'89 al 2015 direttore della biblioteca della Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli di, eh, eh, di Milano, eh, dopodiché è diventato responsabile dell'attività editoriale e didattica della Fondazione, ha insegnato presso la Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università di San Marino, coordinatore della biblioteca del portale eh, progettorisorgimento.it, tra i fondatori e coordinatori del progetto di eh, Master eh, in Public History dell'Università eh, Statale di Milano, insomma un'infinità di, eh, di attività e di impegni, eh, tra questi anche quella di, eh, di divulgatore e anche di giornalista, ha collaborato con, eh, con Radio Popolare e poi con eh, quotidiani come l'Unità, il Manifesto, il Secolo XIX, e poi con riviste come Linus, Diario, Reset, eccetera. Si è occupato di moltissimi e si occupa di moltissimi argomenti di, di storia contemporanea, in particolare antisemitismo, movimento operaio e socialista, eh, fascismo, eh, storia della storiografia, moltissimi titoli eh, che si potrebbero ricordare, mi perdonerà il relatore se ne ricordo solamente alcuni eh, per, per brevità oltre il ghetto con Amos Luzzatti e Gadi Luzzatto, eh, Luzzatto Vocera del 92, addirittura, sì, se non mi ricordo male, il mito del bravo italiano del 94, alle origini dell'antisemitismo moderno, questo è un testo invece più recente con eh, Simon Levis Sullam del 19, ha eh, curato diversi, diversi testi, anche ed, eh, edizioni di eh, opere e eh, di interventi. Di altre, di altre figure importanti della cultura e della storia italiana, per esempio il volume sulla guerra civile, La Resistenza a Due Voci, di Norberto Bobbio e Claudio Pavone, appunto curato da uh, David Bidussa, e poi la raccolta di discorsi, più recentemente nel 19, la raccolta di discorsi, articoli e interventi di Benito Mussolini sotto il titolo di Me ne frego. Eh, la verità è il risultato di un processo faticoso, è il titolo del, dell'intervento di oggi. Adesso sentiremo il relatore che cosa ci dice. Certamente, siamo in una società in cui si moltiplicano le notizie e questo proliferare crea non pochi problemi e disagi. Insomma, è sempre più difficile riconoscere le notizie vere dalle cosiddette fake news. Eh, e, quindi, eh, e quindi si deve ragionare su questo, su questo tema, senz'altro fondamentale. Anzi, credo che proprio la domanda da cui si partirà è questa: perché oggi dire la verità è essenziale. Eh, si rifletterà credo su satira, sul problema delle false verità eh, ci si appoggerà alla voce le parole di grandi storici come Edward Caro o Di Mark Bloch. Ma insomma, eh, in questa fase appunto in cui eh, il falso vive una stagione particolarmente felice, eh, ci si deve chiedere come mai questo avviene e David Bidussa ci aiuterà a, a rispondere. Eh, ce ne parlerà adesso, eh, il tempo che ha a disposizione sono circa tre quarti d'ora, 50 minuti, dopodiché ci sarà lo spazio per alcune domande, alla fine eh, libereremo il nostro, il nostro relatore e continuerà la nostra attività con un... Eh, beh, con un'attività laboratoriale che proporremo a voi, eh, a voi docenti e quindi, volentieri cedo la parola a David Bidussa che ringrazio ancora. Tanto grazie a voi, buonasera a tutti voi, sia quelli che vedo sia moltissimi che non vedo. Allora, io prima di tutto vi illustro che percorso voglio seguire e dove voglio arrivare. Lo dico perché. Io penso che una lezione di storia, qualunque lezione di storia, non sia un giallo, cioè non bisogna scoprire l'assassino alla fine, l'assassino va dichiarato all'inizio. Dopodiché eh, diciamo così, uno si prepara, è d'accordo, non è d'accordo, ci pensa, ma sa dove, dove chi sta parlando vuole arrivare, ok? Perché io penso che sia questo il modo di fare un patto eh, corretto tra voci che si incontrano. Allora. Io ho diviso questo intervento in quattro parti, che credo almeno nella prima parte vada spiegata perché sennò vi sembrerà un processo un po' astruso. Allora, la prima parte è sul perché oggi dire la verità è essenziale su qualsiasi partita si voglia giocare per fare chiarezza sulle cose. Lo dico perché uno dei temi è che a lungo a partire più o meno dal Seicento, la discussione sulla critica al potere e sulla critica alle cose che un pubblico subisce, aveva tra le sue risorse, eh, come potremmo dire, culturali, diciamo di strategia della risposta o di tattica della risposta, aveva spesso la satira. Voi potete prendere Defoe, potete prendere Jonathan Swift, potete prendere Voltaire, Arrivano fino ai vignettisti degli anni '70 del Novecento. Negli ultimi 40 anni, secondo me, la satira è uno strumento che non è più capace di graffiare e criticare, o essere un codice capace di sbranare le non verità, o le, la, come dire, la forza della controargomentazione, quella roba lì. Non è più capace di farla. E nella prima parte vi dirò in formula perché non è più capace di farla e dove c'è il blocco su questa partita. Perché questa partita è importante? Perché la satira negli ultimi tre secoli e mezzo è stato un, un codice comunicativo fondamentale per costruire controinformazione, per criticare l'impianto di presunta verità con cui venivano discusse le cose e per smontare l'argomentazione dell'avversario. Per cui, secondo me, ne discende che se la satira oggi non è più in grado di fare questo mestiere, vuol dire che l'unico mestiere che ti è rimasto per poter contrastare quello che ti sembra un discorso falso, è proporre un ragionamento in cui il tuo obiettivo è dire la verità. Ma per dire la verità, allora serve capire come si individuano e come si smontano la costruzione di false notizie o di falsi. Se non si affronta quest'altro nodo, qualsiasi cosa si dica, anche quando si dice la verità in sé, non produrrà nessun effetto. Per cui la seconda e la terza parte, appunto, io prenderò... E vi citerò dei testi di Marbloch e di Carr anzi dell'ordine prima di Car e poi di Marbloch su cui lavorerò e nell'ultima parte mi riprenderò il ragionamento sul tema del falso e sul tema della satira perché la satira non funziona e perché allora quel discorso in storiografia sul tema della verità è l'unica piattaforma con cui possiamo ragionare di tutti i testi che citerò nel corso di questa chiacchierata io ho fatto delle scansioni che ho inviato ai curatori che hanno costruito questo corso, per cui dopo eh, la, questa chiacchierata da parte mia, dove dovreste ricevere da parte loro tutti i testi che io ho inviato, da cui estraggo una serie o di citazioni o di riferimenti nel corso della nostra chiacchierata, allora cominciamo dalla premessa, cioè del perché, il, il c'è un problema sulla satira oggi. Prima questione, il punto di partenza eh, lo faccio, eh, lo prendo da alcune pagine di Edward Said, il saggio si intitola Dire la Verità, sono le lezioni che lui tiene a Londra nel 1993, e l'insieme di questo corpo di lezioni è stato poi edito in italiano in un volume, edito da Feltrinelli, intitolato appunto Dire la Verità. Dice Said, il compito dell'intellettuale nella società contemporanea è quello di non, come prima ipotesi, il suo problema è di non mettere a suo agio il pubblico a cui si rivolge. Per cui il problema non è essere intelligenti o sprezzanti. Una categoria che molto spesso nell'intervento pubblico degli ultimi 30 anni ha dato la caratteristica e il tratto dell'intellettuale che si fa voce pubblica in televisione, in teatro, eh, diciamo così, anche alle volte nella politica. Ma è quello di risultare spiacevoli. Risultare spiacevoli per Said non significa insultare qualcuno. Altro aspetto su cui la pratica della comunicazione pubblica ha dato grandissime dimostrazioni negli ultimi trent'anni particolarmente in Italia, la data. ma nel fatto che un'opinione per essere smontata, io ti devo costringere a, a proporti un filo di ragionamento e quindi che tu faccia tuo un profilo di ragionamento in cui le risorse per pensare tu non, li, non le hai, cioè io ti devo dare gli strumenti. Per cui quel ragionamento smonta il ragionamento a cui ti sei attaccato e ti deve obbligare a pensare. Se questo processo nell'intervento pubblico dell'intellettuale non avviene, vuol dire che l'intellettuale ha fallito la sua missione. Non vuol dire che ti di lascia all'incomprensione del fenomeno. Vuol dire semplicemente che l'intellettuale ha fallito la sua missione. Perché la missione dell'intellettuale pubblico è quella di aprire bocca. E proporti dei temi e dei profili di ragionamento che non sono di dominio pubblico, che non sono diffusi, dopodiché possono essere anche sbagliati. Non vuol dire che è la bocca della verità l'intellettuale, eh? ma vuol dire semplicemente che quello che ti deve dare come risorsa è... Si potrebbe dire se io stessi nel vecchio meccano del ragazzino è avere anziché 50 pezzi avere 150 pezzi e con quei 150 pezzi io posso costruire altre cose. Alcuni possono essere buoni, possono essere, come dire, utili per costruire, altri magari possono essere inutili, altri possono essere perfino dannosi. Ma il problema è che io esco da quell'incontro con una valigia di risorse molto più carica di quella con cui sono entrato e quindi la mia la differenza tra il prima e il dopo non è se io ne so di più che vorrebbe dire che qualcuno che ha ascoltato una cosa la ripete no vuol dire se qualcuno ha delle dotazioni per camminare da solo dopo se è può verificare se le cose e quelle tecniche gli servono o non gli servono che cosa gli fanno capire di più o di diverso ma il, ma il primo obiettivo è avere degli strumenti in più, non dei dati di verità in più. I dati di verità si acquisiscono analizzando, non si vanno a comprare al supermercato. Io devo comprare al supermercato gli strumenti per arrivare a delle possibili verità in più rispetto a quelle che so io. Mi devo applicare. Non devo semplicemente comprare. Primo obiettivo. Ora, perché questo dato è importante? perché questo dato in un qualche modo fa parte di un'altra partita molto importante, su cui ha richiamato l'attenzione Giorgio Orwell nel 1946, in un saggio che si intitola La distruzione della letteratura. Orwell, siamo nei mesi in cui lui sta costruendo il laboratorio eh, narrativo che poi darà vita a 1984. E la prima cosa che osserva dentro la distruzione della letteratura, Orwell, è che all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, se io devo il, il confronto con i sistemi di potere forti, è, è, di, è dato da due elementi, secondo me con un'intuizione quasi premonitiva di almeno 40 anni sul nostro presente. Il primo dice, la letteratura dei sistemi di potere è una letteratura che invita a piangere o invita all'emozione o alla commozione, ma non invita a pensare, cioè quello che fa l'opera d'arte, la narrazione, il teatro, il romanzo, il racconto breve, tutto quello che volete, diciamo, di acculturazione nei sistemi forti. Ancora non li chiama totalitarismo, ma di fatto è di quello che sta parlando in quel saggio George Orwell. È farmi commuovere, non farmi pensare, farmi commuovere. E allo stesso tempo, una delle cose essenziali dei grandi sistemi di poteri autoritari e totalitari del Novecento, o della prima metà del Novecento, è rovesciare il rapporto di forza. Cosa vuol dire rovesciare il rapporto di forza per Orwell? Vuol dire questo, che se la satira e la capacità di smontare una roba ritenuta vera nel corso dell'età moderna, Appunto, a partire dal, dalla fine del Seicento, appunto, con si potrebbe prendere prima eh, eh, Rabelais con Gargantua e Pantagruel in maniera più o meno indiretta per arrivare appunto poi invece ai grandi satiri del fine Seicento-inizio Settecento inglesi, cioè appunto Defoe e Swift, per arrivare poi a Voltaire ogni volta. La satira era un'arma dal basso verso l'alto. I grandi sistemi autoritari e totalitari del Novecento hanno usato la satira per continuare a uccidere i loro oppressi. Voi andate a prendere eh, la satira fascista, nazista, eh, anche sovietica del, e totalitaria del periodo degli anni 30, anni 50 e voi scoprirete che l'uso dello sberleffo su chi ha perso è fondamentale nella costruzione della forza dei regimi. Questa è una novità rispetto ai modelli autoritari dell'Ottocento. Eh? Perché, fino allo, per tutto l'Ottocento, nei modelli autoritari la satira era l'arma di, di replica degli sconfitti. Non era l'arma di uccisione dei potenti. L'arma usata per uccidere da parte dei potenti. Così esco dall'ambiguità della frase. Quindi, perché dico questo? Perché appunto allora il problema diventa non più se io semplicemente dimostro qual è il codice culturale, lo smonto e dimostro le sue contraddizioni, che è la macchina appunto della satira, se volete, della, eh, del sarcasmo. Ma questa macchina... A partire dal Novecento, con i totalitarismi, viene invece ridotta a derisione. La derisione diventa l'uso apparentemente smontante della satira, che prima è antipotere, da parte di chi ha potere, per dominare chi ha già sconfitto. E, eh, vi faccio una parentesi e poi la chiudo subito: è uno dei motivi per cui, per stare a nostri giorni, Charlie Hebdo. È un linguaggio assolutamente eh, come potrei dire fallimentare di critica dei fondamentalismi per cui criticare il fondamentalismo con il modello della derisione di Charlie Hebdo è conforme al codice culturale con cui anche se Charlie Hebdo non appartiene a quel tipo di codice con cui i sistemi totalitari hanno distrutto i loro avversari ed è il motivo per cui la risposta dall'altra parte, al di là della violenza che viene come risposta, è quella di rispondere chiedendo di smettere una critica perché la si subisce come vittima. Laddove un discorso di codice interno al fondamentalismo, quel tipo di critica non lo graffia nemmeno di un centimetro, anzi lo rafforza. Dimostra, per cui da questo deriva appunto di nuovo che la satira con quel codice lì è incapace di graffiare potere, anzi lo rafforza potere. Ora, se noi da qui, e vi dico l'ultimo, vi do una scena che invece riguarda la situazione italiana, l'ultimo protagonista che ha usato la satira in funzione antipotere nella storia italiana è avvenuto negli anni 70 del Novecento. Questo signore si chiamava Peppino Impastato. Peppino Impastato è uno che ha costruito il discorso contro la mafia attraverso la tecnica della satira alla Swift. Voi andate a prendere i video, le vignette, le trasmissioni radiofoniche di Peppino Impastato dal radio out, ed è un codice assolutamente fantastico da questo punto di vista. Ma il problema è che non è che semplicemente quel codice non è più possibile perché, semplicemente perché qualcuno poi ha ucciso Peppino Impastato. Perché quell'esito, i satiri e i sarcastici che hanno subito violenza fra 600 e 900, ce ne sono state un'infinità. Cioè, Peppino Impastato è solamente l'ultimo di un lungo elenco. Ma il problema è che la risposta a Peppino Impastato non è stata semplicemente ucciderlo. È stata anche l'inizio di un codice della, della lingua politica esistente in Italia in cui la satira o il ridere è diventato un modo, è una modalità con cui il potere, il potere si faceva simpatico e quindi si toglieva anche quell'arma per criticarlo. Ed è il motivo per cui oggi in Italia chiunque voglia fare o satira o sarcasmo, deve impostarlo in un, con codici completamente diversi rispetto al modello che avuto, noi abbiamo avuto per 30 anni. E lo deve impostare se tiene a fare un discorso in cui il cui oggetto sia proporre un discorso di verità, non semplicemente costruire della commedia. Allora, per di affrontare il discorso sulla verità, una volta che abbiamo verificato che e per me l'abbiamo verificato, poi magari forse per molti di voi non è verificato, ma magari ne discutiamo, che la satira non è più uno strumento per smontare un codice come Marriva e come io gli rispondo, allora il problema diventa come io, quali risorse io mi devo dotare per poter, senza la satira e senza il sarcasmo, smontare quello che appare un discorso persuasivo, convincente e vedere come si forma la non verità. Allora, secondo me ci sono due modalità che sono quelle su cui io mi concentrerò nei prossimi 20 minuti circa che credo di avere ancora a disposizione. Eh, professore, la interrompo un secondo solo. Si sente un ticchettio che credo sia riconducibile a qualche dispositivo? Se, se, se c'entra qualche orologio da lei, se no mi scuso. No. No, questo, allora no, penso, e ci, ci sono delle fare... persone lontano che camminano in questa casa ma non, <ride> no, non credo <ride> ma non ti che, che facciano un ticchettio, va bene mi scusi. No, 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 prego, prego. Allora, il primo testo da cui vorrei partire è un testo che risale a 60 anni fa, il testo è eh, un capitolo di questo libro, ve lo faccio vedere, eh, vi faccio vedere la copertina di questo libro, si chiama Sei lezioni sulla storia. L'autore si chiama Edward Horace Carr. Sei lezioni sulla storia è un corso che Carr tiene alla London School of Economics, dove viene invitato per fare qualcosa di simile, tipo le Norton Lectures. Così come Calvino ha fatto le lezioni sulla letteratura, o Umberto Eco ha fatto sei percorsi, sei percorsi nei sentieri narrativi. All'interno di questo corso sulla storia car tiene una lezione uno dei temi dei sei temi che tocca è il problema della causa in storia e a un certo punto il tema che car ha in testa è il fatto se noi abbiamo come noi ragioniamo e come riconosciamo cause in storia. Allora, il primo tema su cui Carl lavora è, che è questo, lui dice, in storia, negli eventi che noi, di cui noi siamo partecipi o a cui noi che guardiamo, magari anche se non siamo partecipi diretti, ma ne siamo in qualche modo coesistenti o partecipi indiretti, Ogni evento ha un'infinità enorme di cause, non ne ha una sola, ma quando noi dobbiamo comunicare o quando noi accogliamo eh, una descrizione di eventi con le sue cause, noi di solito o ne scegliamo una o individuiamo quella che riteniamo essere la causa maggiore che okay, diciamo che dipende da quella causa, magari ce ne possono essere anche altri, ma dipende da quella causa. Ora, a mio modo di vedere, il, eh, il tema potrebbe essere, per esempio, voi prendete, dice, dice Caro, se voi andate nel, nel, come Kafka scrive il processo... La storia del processo è, c'è una causa ma non la colgo mai, non so mai qual è il motivo per cui se io dovessi ragionare in prima persona il protagonista del processo si trova in quel corso, non se ne rende nemmeno mai conto fino alla fine. Poi tutto il testo del processo è un continuo interrogarsi del protagonista per sapere perché gli sta succedendo quello che gli sta succedendo. Tutto il testo nessuno gli dà una spiegazione, nemmeno nell'ultima pagina, quando lui sta per essere ucciso. Lui si rivolge eventualmente a chi poteva essere intorno ai palazzi dove viene ucciso, aspettando che qualcuno gli dica perché lui si trova lì. Nessuno glielo dirà. E quindi noi con lui uscire, chiuderemo il processo senza assolutamente sapere perché lui è stato ucciso. O perché qualcuno l'ha incolpato. Non lo sappiamo. Tutta la costruzione è molto coerente, è assolutamente mh, impeccabile dal punto di vista della conseguenzialità, ma il fatto è che non c'è raccontata, dichiarata e dunque esposta una causa prima. Non c'è. Allora. Il fatto che non ci sia pone un problema di come potrei dire, di come si svolgono i meccanismi di costruzione delle cause e quindi di come io do eh, ragione di quello che sto vedendo, dei percorsi di eh, pertinenza anche tra le cose che sono eh, in, come dire, disposto a prendere in carica, a eh, riconoscere, ma che, di cui nessuno mi dà elementi per capire. Allora dice a un certo punto, eh, osserva Carr che io se voglio capire qualcosa negli eventi, io devo individuare una causa, vedere l'effetto che è connesso con quella causa, la quale mi fornirà una causa di un comportamento. O meglio, io, tutta l'analisi che io faccio di eventi in storia, non è finalizzata di solito a eh, svelare un segreto, ma è fatta in modo per cui io da quell'evento ricostruito imparo qualcosa, imparo una connessione tra causa e effetto, imparo una connessione tra fare un atto e quello che li può, li può seguire o quello, come dire, se mi trovo un bivio cosa devo scegliere, diciamo in qualche modo ricavo delle leggi di comportamento, di giudizio, di analisi, ma mi danno delle regole. Allora, se il compito della ricostruzione storica non è semplicemente ricostruire un dettaglio, o avere la curiosità puramente anedotica di qualcosa del passato, ma capire il meccanismo, quello delle cause, è sicuramente un tema di grandissima rilevanza, che mi fa capire al limite come io posso agire in un'altra condizione, scegliere, fare. Per cui, dice Cara, io quella cosa lì mi, si consente, mi consente di dare un ordine anche alle cose così come sono avvenute. Ora, eh, il secondo passaggio dice, caro, apparentemente questa cosa mi dovrebbe essere abbastanza chiara, ma il problema è, dice, che se io inverto una situazione, cioè non prendo semplicemente l'ordine conseguenziale delle cose da cui ho una tabella, chiamiamola così, di comportamenti e parto dall'effetto finale, se io ho capito il primo meccanismo io dovrei dire benissimo, io parto dall'effetto finale e lentamente risalgo, diciamo così, alla sorgente delle cose dove dovrei trovare delle cause che mi dicono esattamente perché è andata in quel modo. E lui dice: Guardate, che non è così, perché questo passaggio inverso illustra l'estrema problematicità di ragionare in questo modo. Per cui non mi basta andare a guardare, come dire, quello che io ho in mano alla fine per tornare verso l'inizio. Perché il problema è dove io voglio andare. E cioè l'analisi retrocedendo da ciò che io vedo. Non mi fa capire l'origine delle cose, dice Carr, ma molto spesso mi porta a accogliere la causa che implicitamente io avevo all'inizio già deciso di scegliere. E quindi tutto il processo che io ho fatto, solo apparentemente, è un processo conoscitivo. In realtà è un processo deliberativo. Che io ho già costruito a priori. E per far questo, car, eh, si serve di un ragionamento molto semplice, di cui ora io vi prenderò dei passi e vedrete come, come, cosa significa ricostruire il ragionamento sulle cause. Allora, dice a un certo punto, Car, dice immaginiamo, ve lo prendo, eh, guardiamo un po'. Beh. Dice, facciamo così. Dice, facciamo un esempio. Si trova in, nella, nella, nel pezzo che vi arriverà, si trova a pagina 113-114. Ve lo leggo, sono poche righe, ma secondo me sono molto significative. Dice così. Jones... Tornando da una festa, durante la quale ha ingerito una quantità di alcol maggiore del solito, su una macchina con i freni in cattive condizioni, giunto a una svolta dove la visibilità è notoriamente scarsa, investe e uccide Robinson che stava attraversando la strada per comprare delle sigarette al negozio dell'angolo. C'è stata la confusione, ci richiama al commissariato di polizia più vicino, per esempio, per indagare sulle cause dell'incidente. E quindi la domanda che si fa a Carr è, perché è morto Robinson? E di che qui lui dice, guardate, dipende. Perché se io voglio, io voglio, sostenere che Robinson è morto perché... Fumava sigarette, dirò che se Robinson stava a casa sua nessuno lo vestiva e quindi non sarebbe morto. Se io voglio fare una campagna contro il comune per l'amministrazione municipale per dire che Robinson è morto perché in quel punto l'illuminazione della strada era scarsa, dirò appunto che l'illuminazione della strada era scarsa e la motivazione è perché non si vede molto le persone e dunque lui è morto per incuria dell'amministrazione. Se io voglio dire che non bisogna bere prima di mettersi a guidare, dirò che Robinson è morto perché Jones aveva bevuto e io posso andare avanti con infinite cause che sono tutte quelle delle componenti della scena che lui ha descritto. Ma il e il fatto è, dice, eh, eh, dice Carr, che lì dentro la nostra causa individuata, nessuna di queste cause in sé per sé... È meno causa delle altre, però dice una cosa molto interessante. Dice qual è la nostra propensione all'idea di causa, cioè dice qual è il, la nostra preoccupazione o qual è il nostro obiettivo principale, perché quell'esempio ci è essenziale, perché la ricostruzione di quella scena ci è essenziale e che cosa vogliamo dimostrare. Non che cosa ci dimostra quella scena, cosa vogliamo dimostrare noi? Allora, vuol dire che quando noi ci troviamo di fronte alla costruzione e alla come dire, comunicazione di un ordine di fatti che ci vengono dati in un ordine temporale e di azione degli attori che compongono quella scena, la prima domanda da analisti che ci dobbiamo fare è. In quale ordine gerarchico di cause mi è stata raccontata questa scena? Non cosa mi racconta questa scena. In quale ordine di cause mi è stata raccontata questa scena? Che vuol dire come mi è stato prodotto questo testo? Quale scelta di priorità ha fatto chi me lo racconta? E la seconda domanda è perché ha fatto quella scelta di priorità? In base a che cosa e in base a quale regolatorio di cause gli è più importante stabilire quell'ordine? Perché quell'ordine di cause che pur mi racconta esattamente quello che è successo? Ma, perché, ma per raccontarmi il vero non gli basta semplicemente raccontarmi quello che mi è successo, perché quello che è successo a me arriva con un ordine di cause che rendono evidente quello che è successo. Non mi dicono semplicemente uno andava in macchina, uno ha attraversato la strada ed è morto, perché questa è, è la scena secca, mi dà un ordine di cause. E a seconda di come io scelgo quelle cause o a seconda di come mi vengono proposte, io accolgo la storia che mi viene detta. Quindi, solo apparentemente io ho la verità, io ho semplicemente come dire il dato di fatto. Ma il dato di fatto non è la verità. E vi, vi dico anche perché non è la verità. Ve lo dico da un altro punto di vista. Qui eh, non l'ho passato questo testo perché ci ho pensato non più tardi di due minuti fa, cioè che Quindi, questo testo magari ve lo passo, lo recupero e ve lo passo. 50 anni fa, circa. Claudio Pavone ha scritto meglio sì ha scritto un testo secondo me fantastico intitolato ma è proprio vero che l'archivio di un istituto racconta la sua storia sono quattro pagine in tutto è uscito sulla rassegna degli archivi di Stato del 1970 e Claudio Pavone distingue quello che lo chiama il certo e il vero e lui dice la gran parte degli archivisti quando vanno a scavare dentro un archivio pensano di trovare il vero e pensano di trovare il vero perché i documenti che trovano gli raccontano come è andata una cosa appunto come quando car dice io sto descrivendo il fatto che il tizio è morto ma il problema è dice Pavone, che i documenti che io trovo devono tenere conto del fatto che quello che io vado dentro, quello che io vado a prendere dentro un archivio, non è esattamente tutti i documenti che sono arrivati a quell'archivio, è quello che mi viene restituito successivamente a un ordinamento fatto, che di solito è il risultato di uno scarto del fatto che non tutti i documenti sono arrivati del fatto che qualcuno gli ha dato un ordine del fatto che qualcuno gli ha messo delle parole chiave con cui andarla a vedere e quindi io al massimo posso non basandomi esclusivamente e solo su quelle fonti archivistiche che io trovo in quella serie archivistica avere un'idea di ciò che per certo io ho davanti ma la differenza tra certo e vero è ancora molto consistente e io per avere il vero delle notizie che ricavo da quel corpo documentale che ho trovato dentro un archivio, devo farle incontrare e incrociare e confrontare con altre fonti archivistiche, tali per cui solamente da quel confronto io avrò forse un'approssimazione al vero e avrò una dose minima che posso stabilire se quella soglia minima mi è sufficiente per assumerla come è vero di qualcosa che io chiamo il certo. Allora, quando noi abbiamo di fronte le notizie che scopriamo successivamente che chissà se sono vere o non vere o che comunque sono dubitabili sulla loro verità, il primo dato che noi dobbiamo sapere è quante altre informazioni mi arrivano. E in quale ordine di narrazione mi arrivano quelle notizie? Perché, se no, noi assumiamo una cosa semplicemente appunto per sentito dire, noi ripeteremo un ordine di descrizione su cui non abbiamo nessuna verifica. Avremo semplicemente, fra virgolette, scusate il termine. Comprato una versione dei fatti, ma non abbiamo una versione dei fatti, l'abbiamo semplicemente comprata. Che l'abbiamo comprata magari perché la voce da cui l'abbiamo presa è quella di cui ci fidiamo più di altri. Magari l'abbiamo comprata perché ci è più simpatica, magari l'abbiamo comprata perché ci è più vicina, perché ci, aiuti, ci fidiamo di più. O, o, quello che volete. Ma quella voce, nel suo ordine... È tutto da dimostrare che ci dica il vero. È tutto da dimostrare che ci dica il vero. Allora, se questa operazione, indubbiamente è un'operazione che richiede tempo, che richiede. cioè, dobbiamo dedicarci del tempo per fare una cosa del genere, però diciamo che quantomeno aiuta sapere che forse. Non tutte le cose che noi ascoltiamo dobbiamo prenderle come oro collato, ok? Oppure non sempre, magari questo è un atteggiamento che abbiamo spontaneo, ma a mio modo di vedere negli ultimi cinque anni, se io sto nella vita quotidiana del nostro paese, sono molto incerto per sapere se questo sia un costume diffuso oppure no. Secondo me è poco diffuso. E dunque... Sapere che qual è, chiamiamolo così, il montaggio di quello che noi pensiamo sia un testo senza montaggio, che sia semplicemente la replica dell'esistente, bene, forse ci può aiutare a ragionare e a prendere con maggior cautela carico di cose che tendenzialmente siamo portati a ritenere vere. Perché appunto dipende, non semplicemente se in sé hanno delle verità. Perché la verità non è mai una versione, è l'insieme di componenti che mi fanno la versione. E quindi è quelle componenti che devo andare a guardare, ma soprattutto devo andare a guardare il montaggio con cui faccio delle componenti. Io posso avere infiniti racconti se metto insieme delle cose, con pochissimi elementi. Non ho una sola versione dei fatti mettendo insieme gli stessi elementi, ce ne ho infinite dipende da quale variabile io prendo in considerazione. Vi do un dato che io so che magari potrà essere molto discutibile, fuori da questa questione sulla verità o non verità. Lo, vi apro la parentesi e ve la chiudo, perché non, non ve la propongo semplicemente non come argomento di discussione, ma per il tipo di domande che io mi faccio. Quindi lo dovete prendere come un mio vizio, ok? Una delle cose che mi fanno estremamente dubitare, mi hanno fatto dubitare da sempre, vuol dire dal 1975, sono nato nel 1955, avevo 20 anni, al primo anno dell'università. Quando il mio professore mi ha messo in mano per la prima volta uno dei volumi della biografia di Mussolini, di Frenzo De Felice, io ho sempre avuto il sospetto che la costante citazione abbondante di testi dai documenti dell'Archivio Centrale dello Stato non fosse sufficiente alla ricostruzione della scena. Mai l'ho pensato che quella roba mi, dice, mi raccontasse esattamente com'era la scena. Per due motivi l'ho pensato. Primo, perché io non avevo altri documenti accanto a quelli che mi venivano presentati come un'altra versione dei fatti. Due, perché, e questo era noto già nel 1975, cioè quindi non è che l'abbiamo scoperto dopo. La cosiddetta segreteria particolare del Duce, su cui gran parte dei documenti vengono usati per costruire quella biografia, è un insieme di carte scelte dalla componente della segreteria del Duce, con cui si interpretano voleri e scelte politiche del Duce, su cui si costruiscono dossier. Quindi considerare quelle carte come se fossero un accumulo naturale di carte è strutturalmente, storiograficamente errato e usarle come se fossero semplicemente la riprova del vero è sbagliato il che non vuol dire che diciamo così in grosso 7000 pagine di, di biografia da buttarsi via ma vuol dire che una cosa è la mole impressionante di documentazione che viene presentata e un'altra cosa è il modello di costruzione dell'evento storico così come viene presentato e che non mi basta la quantità di documenti che mi vengono proposti perché io lo ritenga come inoppugnabilmente vero, tutt'altro perché non mi basta che qualcuno copi i documenti per raccontarmi come la storia è andata, di nuovo perché non mi basta che qualcuno mi dia, come dire, eh, con un cibo precotto una versione dei fatti. Io voglio avere gli elementi. Uno storico serio è quello che mi fornisce gli elementi per cui mi racconta come lui è arrivato a quella conclusione. Non mi vende lo storytelling di una roba. Perché quello sono capaci tutti, mi passa a cena la televisione di storytelling, ce l'ho tutti i giorni. E non ho nessuna capacità di interloquire con quell'oggetto, ho semplicemente la possibilità di riceverlo passivamente. Allora, secondo me, Car. Quando pone il problema dell'ordine delle cause e della scelta delle cause da parte di, di chi ricostruisce scena della storia, fa esattamente un'operazione in cui mette in guardia da quel tipo di, di scrittura della storia, il cui il primo dato è non è io ho visto centinaia di documenti e quindi è andata così. No, tu hai visto dei documenti, l'hai scelti, l'hai ordinata e dunque mi racconti come è andata secondo te. Questo è quello che succede. Questa roba vale ancora di più per la quantità enorme di notizie che noi riceviamo tutti i giorni, semplicemente accendendo una radio, una televisione o andando su, su un PC, su un qualsiasi piattaforma che mi racconta storie o che mi fa vedere pezzi di film registrati chissà dove montati chissà come, di cui non so assolutamente niente di come vengono montati, perché lì assolutamente lì davvero non ho la possibilità da qui, dal remoto, di vedere cosa io leggo, cosa mi viene proposto. E quindi quello che io ricavo da quel documento che io vedo è, diciamo così, a volerli bene una versione dei fatti, non dico sia falsa, diciamo che sia una versione dei fatti, ma non è il vero. Perché? Perché appunto devi domandarti di come, come ti arriva quel piatto sul tavolo, come è stato cucinato, da quali ingredienti è partito e, come, e quindi quale gusto alla fine ti propone. Se noi questa domanda non ce la facciamo, è come se noi fossimo disposti a mangiare qualsiasi roba. Basta che semplicemente ci faccia passare la fame. Ma non è detto che una volta ci ha fatto passare la fame, come ti sta nutrendo, sia un'alimentazione sana. Semplicemente non hai fame. È tutto da dimostrare il resto. Ora se passo al secondo, cioè non è che mi, quanto mi manca di tempo? Quanto Una decina minuti potrebbe essere sufficiente, va bene? Dieci? dieci no, 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 no. No, no. Mi, no, Se lei mi dice io dieci, mi fermo. Cioè è semplicemente per avere un tempo, diciamo così. Eh, io e non solo io l'ascolteremo a lungo. Eh. No, 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 no. Allora, il secondo passaggio che mi interessa da questo punto di vista io vi prendo, eh, vi prendo un dato che riguarda due testi di Marbloch su cui mi interessa ragionare, diciamo così. Il primo è un testo che Marbloch tiene, una lezione che lui tiene ai suoi allievi dell'ultimo anno di liceo, che forse potrebbe anche essere un testo su cui ragionare con i vostri allievi, diciamo così, esattamente perché, magari perché eh, si intitola critica, storica, critica della testimonianza e critica storica. Il tema qual è? Dice Carlo, guardate, noi di fatti ne possiamo avere tantissimi, ma quella, eh, quei fatti non ci dicono assolutamente se io ho molte opinioni e mi basta semplicemente metterle insieme, perché io abbia una versione dei fatti. Perché io abbia una versione dei fatti, devo ponderare i fatti. Quindi mi basta semplicemente, mi prendo l'elemento strutturale di quella riflessione. È una riflessione che lui fa. Siamo nel 1914, quando fa questa lezione. Il care Bloch, in, questo, in quel momento è un giovane professore, a 28 anni. E quindi non è ancora lo storico che poi tutti noi conosciamo, diciamo, questo è uno dei suoi primi scritti, tra l'altro. Dice sostanzialmente: benissimo. Io eh, posso, eh, diciamo così, eh, posso sentire molte opinioni, ma non dipenderà, non sceglierò il vero semplicemente facendo un elenco numerico delle opinioni. Quelle, magari quell'elenco numerico delle opinioni, se io ho una lista di opinioni di un certo tipo molto alta e una pila molto bassa, e magari gran parte del vero sta nella pila più bassa, che non quella più alta la pila più alta sarà interessante da analizzare esattamente come analisi del senso comune, o come se non perché in sé sia falsa, ma perché mi dice tantissime di co cose del modo di ragionare collettivo, per esempio. Quindi. I dati che io ricavo da, da, da quella somma di cose non sono da buttarsi via, non sono da scartare, ma non mi devono dire, non mi devono far scegliere o mi devono far propendere laddove vado a collocare il vero. Io devo anzi fare in modo che quante più cose siano, quante più elementi sono discutibili dentro una versione che mi viene fornita, e quanto più evidente che quella versione è discutibile. Tanto più quella versione io l'avrò per cara, non la devo buttare via. Perché? Apparentemente sembra una contraddizione. Ma perché, dice Bloch, noi dobbiamo diffidare quando abbiamo tante testimonianze che ci dicono una cosa piuttosto che un'altra, come si formano queste testimonianze? Dobbiamo prenderli uno a uno e capire come questi hanno formato la loro opinione. Perché spesso scopriremo che la loro opinione si è formata perché si sono ascoltati l'uno all'altro. Perché quello che noi ascolteremo non sarà tante opinioni che sono uguali tra di loro, ma sarà tante voci che hanno, fra virgolette, si sono in un tempo più o meno lungo, ma sostanzialmente stretto dal punto di vista dell'unità temporale, si sono convinte e hanno fatto conversione verso una versione. E io quindi la prima preoccupazione sarà capire come quel processo è avvenuto, perché quel tipo di opinione è diventata di maggioranza, perché un'altra opinione è stata scartata, con quale prove è stata scartata, con quale sensibilità è stata scartata. Perché appunto di nuovo quella cosa da solo, facendo la somma di opinioni tra loro diverse, non ci darà il vero. Ci darà semplicemente quello che l'elemento su cui molti sono d'accordo, ma non è detto che quello l'elemento su cui molti sono d'accordo sia la verità. E ancora qui. Questo è ancora anche questo da dimostrare. Non solo questo da dimostrare, ma dirà ancora. Eh, Bloch, perché si formi un'opinione e come si forma un'opinione, anche quello è un argomento su cui noi dobbiamo stare attenti e per far questo lui, siamo nel 1921, scrive un saggio secondo me bellissimo, tratto lo storico e le false notizie di guerra, che muove da un'altra cosa. Lui dice, guardate, durante la prima guerra mondiale, lui parla della guerra di trincea, le persone avevano la convinzione che qualcosa stesse accadendo in un certo modo, dove si fondava la loro convinzione, non perché erano sulla scena, perché quella scena magari non l'avevano vista, ma la loro opinione si era formata nelle retrovie della scena, quando a mensa, lungo i corridoi di scorrimento delle trincee, si incrociavano e ciascuno raccontava quello che aveva ascoltato o visto da un'altra parte, lentamente la somma di queste conversazioni che a loro volta venivano ripetute in altre conversazioni costruivano il vero o costruivano la percezione che le cose che stavano accadendo siano, fossero quel tipo di versione. E quindi la forza di quell'opinione diventava potente di nuovo, non perché tu avessi visto la scena, ma perché molte voci lentamente per approssimazione di ripetizione di una scena diventavano una sola scena prototipo. Guardate, i, i, tutti i, i racconti che vanno dall'autostoppista scomparso a... Alle persone che appaiono e scompaiono di notte, cioè tutti quelli che sono fra virgolette i racconti fantastici che hanno popolato i nostri immaginari degli ultimi vent'anni, hanno sostanzialmente questo tipo di dinamica. C'è qualcuno che racconta un pezzo, qualcun altro che glielo mette accanto un altro pezzo pertinente, un altro gli mette accanto una scena che a suo modo pertinente, e voi avete una versione di fatti. Di un fatto che non c'è, ma che diventa plausibile. E siccome è plausibile, ma non c'è un testimone vero, autentico, che possa dire io l'ho visto, è A, B, C, D, in questo ordine, alla fine diventa vero. Diventa vero, e la sua diffusione diventa la circolazione delle false notizie. Questo per dire che, per dire sostanzialmente, di nuovo, che tu magari. E nel, nel 700 uno come eh, Swift ci avrebbe costruito una fiaba e ci avrebbe costruito in un qualche modo un racconto anche molto divertente ma tu nel 900 questa cosa già da blocco non la potevi più fare dovevi servirti di altre forme per smontare quel passaggio dove, dove conta tantissimo le condizioni psicologiche eh, di vita quotidiana che ti hai guardate vi do un esempio banale eh, perché la prima guerra mondiale è il vero spartiacque tra diciamo così della contemporaneità? Nel tempo della contem contemporaneità potrei prendervi una scena eh, che ancora fa delle trincee, il vero luogo di identificazione di passaggio. Dirvi questo: se io penso alla guerra di tipo ottocentesco, la guerra di tipo ottocentesco è la guerra duello è quella cosa per cui se volete in maniera o nobile o tragica, nobile vuol dire il conflitto di spada classico fino al 400, 500, 600, anche 700 diciamo pure. E poi hai le battaglie pazze per cui l'assalto al Balaclava è una battaglia pazza dove 600 persone vengono mandate a morire semplicemente perché fanno ancora la guerra a duello, si comportano con un tipo di arma che non è più la spada, ancora con le tecniche della guerra duello, cioè quindi con il mettere il proprio corpo in prima linea. La Prima Guerra Mondiale è il momento in cui lo, il corpo in prima linea per certi aspetti fa un passo arretrato e dove tu per uccidere un nemico stai in un posto interrato, anche lui è in un posto interrato, non lo vedi e tenti di colpirlo, ok? Se volete, quelli che poi diventeranno gli arditi sono l'ultima forma di guerra di, di guerra, duello da 800, diciamo, lasciamo perdere tutta la retorica su il gusto dell'uccidere, la violenza, cioè la veramente da una parte. Però, se dovessi analizzarlo dal punto di vista della tecnica di fare il, il duello, di fare il conflitto col nemico, in un qualche modo gli arditi sono l'ultima forma che ancora sta nel modello Balaclava ok? Ma cosa succede se voi mettete migliaia di persone in una fossa per quattro anni a riflettere, come dire, a fare atti che non sanno assolutamente che effetto hanno, che i cui effetti gli viene raccontato da qualcun altro che non è lì e che ha il compito semplicemente di tenerli ancora vivi lì. Per cui per, per tenerli lì. E li deve raccontare delle robe fantastiche, cioè, perché li deve motivare a star lì, perché sennò no quelli lì non ci staranno. Perché devono soffrire il freddo, la fame, non vedere mai un nemico e pensare che comunque sono invincibili? Perché ti eh, prende la depressione. Cioè... Allora la gran parte del racconto lungo la tricea è anche un modo per raccontare quanto si è capaci di resistere. Il, guardate, è una tecnica che fa parte della, no, della vita nostra, tutti i giorni. Eh? Noi raccontiamo a chiunque conosciamo delle cose che non sempre sono esattamente il vero, così come sono andate, ma le dobbiamo raccontare che quelle cose che abbiamo fatto le abbiamo fatte con una forza di carattere, con una costanza, con un'insistenza, che era data dal fatto che credevamo in un obiettivo. Magari non avevamo nessun riscontro, però ci dava motivazione a esserci. Ora ci sono, poi possono essere delle piccole bugie, delle piccole cambiamenti rispetto a come sono andate le cose, e questo cambia poco, però poi provate a moltiplicare l'effetto, diciamo, a, mettere, a pensarlo come migliaia di persone che sono lì, che il destino è, fra virgolette, lo scontro bellico e voi avrete un'altra macchina che dovrete smontare. Non vi basterà semplicemente più la tecnica dello smontaggio che proponeva Carr, e cioè, o che se volete io ho bisogno del rapporto fra certo e vero. Io dovrò a questo punto capire come si è costruita la scena, dovrò, dovrò fare una verifica su quanti altri elementi, come dire, di... Come se fossimo in qualche modo un commissario di polizia, cioè riuscire a smontare il racconto e rimontarlo e vedere se ancora sta in piedi oppure no, o dove fa buchi. È una, dire, occorre un'enorme pazienza, quindi eh, occorre tempo. Voi capite che non sempre abbiamo né tempo né pazienza, e per cui la possibilità di smontaggio diventa molto difficile. Allora, come fai a smontarlo? Allora, per smontarlo, secondo me, l'unica arma che noi abbiamo oggi per smontare versioni di fatti è avere, come dire, un gusto di scavo nelle componenti, nei fatti, che lentamente smontano la costruzione del racconto. Cioè, che smontano, se volete, e... e come dire, scompongono quello che eh, Propp nella morfologia della fiaba chiamava le funzioni della fiaba nel racconto. Cioè io vado a vedere i tanti pezzi di costruzione. È per questo che oggi fare l'analisi la, dei fatti storici ci serve la critica letteraria ci serve la semiotica ci serve la teoria della letteratura perché io penso che la morfologia della fiaba sia un ottimo testo per capire come si costruisce un racconto in termini di conseguenza di passaggi in termini di coerenza di scelta in termini se volete anche del fatto che un racconto non è lineare lo si capisce nella sua linearità se io parto dalla fine e lentamente andando indietro vado a ricostruire tutti i momenti di costruzione che sono sempre un bivio. Cioè, un bivio sceglierò una cosa piuttosto che un'altra, quella successiva mi sembrerà conseguente, coerente con la sua premessa, però avrà una premessa di scelta. Perché nelle fiabe succede sempre così. Benissimo. Allora, una delle cose secondo me che oggi gran parte della didattica della storia è soprattutto un'analisi delle metodologie di costruzione di racconto. Questa, questa roba di solito non l'hanno fatta gli storici, l'hanno fatta i teorici della letteratura, l'hanno fatta i semiologi, l'hanno fatta alcune, alcune scuole fondamentali di teoria della narrativa, dalla scuola di Tartu a, appunto, ai funzionalisti, eh, appunto a Prop e a tutti i primi linguisti. Cioè, voglio dire, eh, è un tipo di risorsa, secondo me, su cui noi dobbiamo molto imparare da certo punto di vista. Vi do un Penso che ho finito il mio tempo, vero? Ho finito il mio tempo. Benissimo, vi dico solamente una cosa, poi magari se volete può esserci anche tantissime altre occasioni. Io non sono nato così. Vi spiego perché questa roba mia, mi intriga tutte le volte e perché per me è fondamentale. Tanti anni fa, per tanti anni fa si intende sei anni fa. A un certo punto, nell'ultima fase della mia attività di lavoro in Fondazione Fertinelli, come, eh, come, dire, come impiegato della Fondazione Fertinelli, cioè mettiamola così, e a un certo punto ci è arrivato l'ipotesi eh, del finanziamento per il centenario della Prima Guerra Mondiale. E se voi andate a prendere tutti i progetti che sono girati in Europa sul centenario della Prima Guerra Mondiale, ci sono stati fatti dei progetti fantastici dal punto di vista del modello costruttivo. Cioè, per esempio, in Inghilterra hanno costruito una cosa per cui hanno inventato una pagina Facebook di un militare che era in trincea e che quindi raccontava la storia stando come se noi oggi un amico ci raccontasse un viaggio al Polo Nord, okay? attraverso Facebook, fino a che a un certo punto quella voce non manda più messaggi perché evidentemente muore e tutti allora cominciano a dire, Editiamo questa pagina, ricostruiamola, manteniamo le fotografie, costruiamo dei racconti, così come spesso capita tra amici che improvvisamente o scompaiono perché muoiono, o perché improvvisamente decidono che si assentano e che non vogliono più parlare con nessuno. Okay? Oppure c'erano eh, altre attività in Francia, dove era fondamentale l'analisi dei luoghi, questo perché gran parte degli storici francesi, appunto, che hanno lavorato sui luoghi di memoria, quindi tutti collegati con Pierre Nora, costruivano l'analisi della storia della Prima Guerra Mondiale attraverso i luoghi, fra virgolette, di memoria collettivi con cui si era discussa e costruita l'identità collettiva nazionale nel corso del Novecento. E quindi fare la storia della Prima Guerra Mondiale era fare una storia, diciamo, in un qualche modo di un album di fotografie. Quando Fondazione Fettinelli a noi ci è arrivata questa roba, il primo ragionamento che ci siamo fatti era simile a questo tema della, guerra, della fine della guerra duello, era come te immaginavi guerra. E era tu, per cui ci siamo detti, se io vado da un ragazzino che oggi ha 10 anni, 15 anni, eravamo nel 2015, e gli racconto la guerra, e gli dico, parlami te cosa pensi che sia la guerra ora, ok? Noi ci siamo detti, la maggior parte di questi ragazzi quindicenni, alla fine se deve immaginare la guerra, se la racconta, uno degli, come dire, degli oggetti che raccontano la guerra nel XXI secolo è il drone. E cos'è il drone? Il drone è un aereo che non è guidato da nessuno, cioè in cui fisicamente dentro non c'è un pilota, che è invisibile che va a colpire un nemico che io fisicamente, stando dall'altra parte del mondo, non sto vedendo. Non ce l'ho davanti. E ci siamo detti, qual è, ancora ragionando come se fosse un documento d'archivio, qual è l'urtext di questa fotografia? Mm? Ne siamo detti, secondo noi l'urtext di cioè l'immagine... Iconica, eh, generativa, che sta all'origine di questa fotografia è il soldato dentro la trincea che non alza mai la sua testa oltre la trincea perché sennò è un uomo morto. E il suo problema è: non sapere se il nemico dall'altra parte l'ha ucciso oppure no, ma è, è prima ancora di saperlo, sapere se l'ha ucciso o no, è immaginarselo è costruirsi un'immagine di qualcuno che non ha mai visto e che quasi sicuramente mai vedrà, perché se per caso fisicamente lo vede, forse lui è un uomo morto e quindi nemmeno ha voglia di vederlo, però quella figura per lui è ossessionante, è totalmente fisicamente presente nella sua testa 24 ore su 24, regola il suo ritmo di vita. Se volete, costruisce i suoi sogni, perché alla fine Leo Spitzer, quando fa l'analisi delle lettere dei soldati della prima guerra mondiale, non fa altro che analizzare, fra virgolette, immagini in quelle lettere, lingue non... e parole incomprensibili. Ci siamo detti come un vignettista racconterebbe tutto questo, come si costruisce letteratura che fa in modo che questa storia sia raccontabile, per cui. I documenti storici di Fondazione Feltrinelli e tutta la parte, se volete, di vignette, di satira, di racconto delle notizie, di lettere dalla trincea, servivano in qualche modo per raccontare una modalità del vissuto della guerra, che contemporaneamente era il vissuto di quel momento ma era anche il vissuto di un secolo prima della generazione dei miei nonni e forse dei vostri allievi, dei loro bisnonni o trisnonni, ma che comunque fa parte, invento sicuramente, fa parte della loro storia, non eh, è che sia molto lontana la loro storia. Allora, se raccontata con, eh, con quel tipo di, di tecnica, forse quella vicenda ci dice qualcosa, ci dice anche come quella storia può essere raccontata appunto, con quale tecniche la possiamo raccontare, con quale scavo tra vero sentito emozionale possiamo vederla. Cosa ci può suggerire? Quanto immaginario ci sta dentro? Quanto senso di non avvenuto, ma in realtà di immaginato ci sta che non è solo appunto eh un tema della nostra quotidianità di ora. Forse ci è di aiuto anche guardare un evento anche lontano nel tempo da noi, come se fosse generativo di quella storia, e forse ci dice anche di più di come noi l'abbiamo raccontato, di cosa ci siamo accontentati nel raccontare i dati che ci arrivavano, quanti elementi dobbiamo mettere in discussione. Essenzialmente. Come dire, non per avere il gusto del poliziotto o del commissario di polizia che deve ricostruire la scena vera del delitto, ma semplicemente per avere il gusto di dire ci provo a capirci qualcosa di più. Mi servono moltissime altre cose che non sono semplicemente avevo ragione o avevo torto, ma sono la curiosità di scoprirne alcune. Ecco, questo secondo me è il racconto di storie. Mi fermo qua. Grazie. Grazie, grazie professor Vidussa. Eh, credo che tutti li abbiamo ascoltati con, con molto piacere. Eh, chiedo a, eh, ai colleghi se ci sono delle, delle domande. Eh, sono... Sì, ci sono un paio di domande. Stefania. le leggo. Sì. Eh, un attimo che sono un po' disorientata da, questo, da questa lezione. <ride> Mi del professore devo riprendermi allora eh, l'ara giuliari eh, fa eh, due domande eh, eh, che vanno verso le due questioni che sono state poste eh, da, eh, dal professor bidussa allora la prima riguarda la satira petrolini può ancora essere considerato satira la seconda invece è legata invece alla, alla, alla seconda questione, l'arbitrarietà algoritmica dei motori di ricerca collegati alle fonti online, fino a che punto può davvero offrire una possibilità di confronto ingenuo ma impegnato tra i documenti? Ecco. Domande della scelta Pistole. Non so, devo volete che risponda subito? Oh, ditemi voi. Eh. No, deve rimettere l'audio. Non, non ci sono altre domande per ora, quindi... accidenti, l'ho azzerati. <ride> <ride> allora, cominciamo da Petrolini. Allora, io penso che Petrolini sia satira, però dipende anche da quale compito noi affidiamo alla satira. Vi faccio un esempio. Pascarella, le poesie di Pascarella sono satira. Ci sono anche delle vignette caustiche che sono satira. Di nuovo, di, 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 come dire, dipende... Io penso che la satira sia non un prodotto in sé, dipende da quale, come dire, componenti usa o propone, sapendo quale reazione vuol generare. Mi spiego meglio cosa voglio dire. La satira è un linguaggio che deve evitare la supponenza, cioè deve, essere, deve fornire un prodotto immediato, fruibile, tendenzialmente non è selettivo e, e quindi in un qualche modo mi deve dare degli elementi anche molto generali perché Qualcuno, o la maggioranza o la maggior parte delle persone che scelgono quel tipo di eh, codice, o di esperienza, o di spettacolo, o di film, quel che volete, diciamo, quel tipo di prodotto, la capiscano. Voi capite bene che una satira che risulta incomprensibile ha fallito il suo obiettivo. Per cui il primo dato è che la satira deve esprimersi con un linguaggio comprensibile deve lavorare su un sentimento che è sufficientemente sparso o condiviso, cioè non può essere delitto. Il sarcasmo è delitto, ma la satira non deve essere delitto. Il sarcasmo presume che tu abbia molti elementi intellettuali per capire in maniera molto fine il meccanismo interno. La satira è più diretta, dopodiché però deve essere anche in grado... Di, per esempio deve essere in grado di usare il linguaggio del proprio tempo di dimostrarne i limiti magari facendoci ridere e facendoci ridere noi successivamente non riusciremo più a pronunciare la stessa parola senza ridere questo sarà già un primo effetto della forza della satira quello che prima pensavamo fosse un argomento solido Diventa un argomento discutibile. Non vuol dire che mi ha raccontato la verità la satira, ma vuol dire che ha messo, ha bucato la gomma, diciamo così, ha fatto uscire aria. Questo è importante. Non necessariamente deve essere un discorso organico la satira, ma è sufficiente che, come dire, eh, mi dimostri che il meccanismo di eh, dimostrazione. Che, quel, che il discorso che viene sottoposto a Satira mi voleva proporre non è così lineare. Fa dei salti, non spiega delle cose, gli chiede conto. Allora, lì eh, possono esserci tanti linguaggi. Una cosa è stare su un palcoscenico come Petrolini, una cosa è scrivere come Pascarella. Una cosa è quale Petrolini può far ridere anche stando zitto semplicemente con della mimica Pascarella non può far ridere stando zitto deve per forza scrivere una cosa che mi fa pensare in maniera la scoperta dell'America è una grande satira di come dire di come te ti immagini che sia il selvaggio anche nell'ironia appunto di quando Colombo scende e gli, do... gli domanda a quello chi sei? E quello risponde, ricorda il essere il selvaggio, appunto. Cioè il, il, il punto è eh, quale, come ti dimostra, quali sono quelli che tu dai come luog, senso comune, quanto sia invece un luogo comune, o quanto sia, come dire, un non essersi fatto delle domande, che quello è già un obiettivo della satira, vuol dire che ti dà la verità, vuol dire che ti mette in discussione quello che te hai ritenuto fino a quel momento che fosse non solamente vero, ma certo. Allora, è una, è una delle cose, per, per vi voglio dire che non sempre io voglio delegare al, ai comici la carta di liberarmi da un racconto opprimente oppressivo o da una forza della, eh, come dire, della, del potere. Però io chiedo alla comicità e alla satira di darmi un'altra prospettiva con cui leggerlo. Poi dipende se io sono in grado di leggerlo, dipende se io ho voglia di farlo. Ma non devo dare a colui che mi produce satira la chiave per darmi l'interpretazione, e gli devo dare la possibilità di esercitare il diritto di critica, che è una cosa diversa. Non so se è chiaro cosa voglio dire. Eh, volevo scusi, volevo avvisare che stanno arrivando delle domande come se piovesse, quindi <ride> così, perché così sarà, si sa regolare con le risposte. Va bene. Eh, eh. La seconda domanda: la seconda domanda accanto alla satira a Petrolini chiede l'arbitrarietà algoritmica dei ah, motori di sì, ricerca. Sì. Eh, questa, questa, è un'altra bellissima domanda. E cioè, la mia, la mia esperienza mi dice tu. Fai una domanda e l'algoritmo si dà un ordine di risposte, ok? Prova a invertire o a modificare leggermente i termini della domanda che fai, ti arriverà un altro ordine di risposte. Nella tua intenzione c'è sempre la stessa indagine, ma il fatto che ti arrivino, perché l'algoritmo è molto veloce, ma è stupido, cioè è una risposta automatica quella che ti dà. Te la dà per come si compongono le cose che tu metti insieme, ma non ti dice, non ti dà una interpretazione del significato delle parole che usi al primo livello. Poi tu devi fare in modo che lo stesso tipo di domanda, ma con altre parole, tu la vai a combinare, ti vedrai che ti verranno altre soluzioni, ti verranno proposte altre fonti. Di nuovo, non vuol dire che l'insieme di quelle fonti ti dice tutta la possibilità, ma il fatto che ogni volta ti arrivino con un ordine diverso quelle fonti dipende da due dati. Primo, dipende dal, da come vengono fatti combinare. Due, dipende da quante persone hanno chiesto quello, quei dati in quell'ordine. Per cui la prima cosa che devi domandarti è, a me arriva un ordine di cose, quell'ordine, quanto, fra virgolette, eh, fascia di consenso mi esprime, cioè quanto senso comune mi propone. Non solamente delle risposte che mi dà, ma de esattamente dell'ordine di domande che ha ricevuto. Mi dice quante, se io le so indagare, se io semplicemente non mi soffermo a utilizzare le risposte che mi arrivano o a entrare dentro le, i, i, le aree di ricerca che quello mi propone, quanti elementi io devo tenere presenti. Questo è importante. Non vuol dire che le risposte che io ho sono false, eh. Di nuovo, perché il falso è il montaggio con cui le vado a mettere insieme, non è solo la, la, il, singolo, il singolo componente. Per cui noi dobbiamo, la prima cosa che dobbiamo fare è capire se io monto delle cose con delle componenti tra loro diverse, ottengo lo stesso risultato o no, ho lo stesso tipo di definizione o no. Quanto meno io devo tentare di avere due versioni delle cose e due montaggi delle cose. Mi costerà tempo, però quella è una... È una possibilità per non avere cioè se no noi andiamo e interroghiamo per avere dei dati come andiamo dal farmacista c'ho un mal di testa po il cachè c'ho il mal di piedi ti arriva lo stesso tipo di unguento uno solo ti arriva ma le medicine che quello e le che quello dietro le spalle sono tantissime perché quella ha scelto quelle due che mi ha proposto in base a che cosa per la frequenza di risposte che ha avuto per l'efficacia non lo sappiamo Lì c'è un patto di fiducia perché io devo essere più, come dire, più diffidente su Google e meno diffidente del farmacista. Non so se è chiaro, se volete la dico come una battuta, però serve per dire quanto spesso nella nostra vita quotidiana quel tipo di dinamica si ripeta. Ci sono delle volte che noi ci facciamo delle domande su quel suo ripetersi, e delle volte nemmeno ce le facciamo mai. E invece forse vale la pena farsene anche su delle cose innocenti, semplicemente per, per fare un esercizio se volete, non perché scopro la verità, chissà quale grande verità, se volete anche per divertimento. Almeno a me fa divertire, poi dopo non so, mi fermo. Allora va, vado avanti, sono, sono molte, ecco forse a qualcosa ha già risposto adesso. Comunque, io leggo, eh, semmai lei mi ferma quando. Non le ci preoccupi. È <ride> troppe. Allora, eh, da Carla Crosato: Scusi, professore, e dunque la satira che strumenti ha oggi? Poi, eh, da Antonella: La satira non va rivolta solo a un pubblico eletto, ma può rischiare di essere fraintesa se non è compresa? Sempre in tema di satira, che ne pensa di Meme? Può gentilmente spiegarci perché secondo lei la satira di Charlie Hebdo non è efficace solo perché attacca la religione? Potrebbe fare un esempio di satira contemporanea? Un esempio della satira trasformata in modo per rendere simpatico il potere può essere il bagaglino? o forse anche guzzanti quando faceva la... No, casa le su questo le rispondo subito. Sì, immagino. Sì. Su questo le rispondo subito. È, chiunque dica Paccioni oggi fa il satiro. Puttana sì. la satira. Ti ho spiegato? Chiunque dica Paccioni. È chiaro? Perché è un modo di sminuire l'avversario. Sì, sì. Di ridicolizzarlo, di sbeffeggiarlo, non di contrastarlo, di sbeffeggiarlo. E per favore professore, potrebbe approfondire circa il processo di conversione di una versione? Qui sta la faccenda. E dunque, cosa si può intendere per verità nel discorso storico? Se ogni discorso storico è inevitabilmente un'approssimazione alla verità, dove sta la differenza con gli altri discorsi che comunque riguardano il passato? Nel cercare le fonti non sempre si tratta di disonestà, ma può trattarsi di costrutti storico-culturali di cui non siamo consapevoli. Ci si può liberare da questi preconcetti? Come riconoscere e smontare le false notizie da cui siamo inondati ogni giorno, visto che eh, non abbiamo sempre il tempo e la pazienza necessaria per compiere questa operazione? Eh. Allora, diciamo, le domande eh, sono tante... Sì, eh, esatto, eh, mi eh, fermo, eh, ce ne eh, sono no, altre. No, no. Però, allora intanto ho capito che questo argomento della satira va eh fortissimo, sì, eh sì. <ride> allora, diciamo così, la satira per me è un meccanismo che eh, può essere molto irriverente ma deve costringere te a, a pensare al, al contenuto che eh, c'è in, in quel discorso e l'avversario o il satirato, diciamo il satireggiato, a modificare parte del suo discorso perché capisce che quello che sta dicendo non è efficace. Allora, per rispondere a una domanda sprecisa, ma penso che ne comprenda anche molte altre, Charlie Hebdo non fa nessuna di queste due cose. Non colpisce l'avversario se non offendendolo, ma gli rafforza la sua opinione di convinzione. Non smonta la sua opinione. La forza della satira nel 700 non era sbeffeggiare l'avversario, era prendere il contenuto culturale dell'avversario, metterlo sul tavolo e dimostrare che quel contenuto era ridicolo, non funzionava, non lavorava. La mia domanda è, tu vuoi criticare le, le fedi religiose? Vuoi criticare l'Islam? Benissimo, fallo. La mia domanda è, quanto sai del Corano? Quanto sai delle discussioni interne al mondo islamico, inteso teologico? Quanto sai dimostrare che lì dentro c'è contraddizione? Perché se lo sai fare, lo puoi anche fare con la satira, allora quella roba funziona. Ma se tu l'unica cosa che sai fare è l'uso del chador, non serve assolutamente a niente, anzi quello radicalizza ancora di più l'appartenenza, perché ne fa un tema di orgoglio di identità, non scava nelle componenti culturali dell'adesione. E della convinzione semplicemente dice allarga la distanza di interlocuzione costringe anche i critici interni a quel mondo a schiacciarsi a difesa di quel mondo non serve è inutile è inefficace proprio ottiene il meccanismo opposto e parte dal presupposto che tu sei superiore a quella cultura, mentre invece il meccanismo è che tu devi dimostrare perché quel meccanismo culturale non è capace di affrontare dei nodi. Dov'è che sbaglia? Dov'è che non funziona? Dov'è che c'è le sue contraddizioni? Questo, però devi, allora devi, quel meccanismo lo devi sapere, eh? lo devi conoscere. Devi averlo studiato, perché se non l'hai studiato tu sei semplicemente supponente. Non ottieni nessun risultato. Offendi. Fai della derisione, ma non fai della satira. C'è differenza tra derisione, satira, sarcasmo, ironia, non è la stessa roba. La derisione parte da un presupposto che tu sei superiore e critichi qualcuno che ti fa solamente ridere perché lo ritieni un cretino o un incolto. Comunque qualcuno che tu devi educare, perché comunque quello è, sta, è sotto di te. L'ironia è un modo per tirare fuori delle contraddizioni del discorso degli altri in maniera simpatica, se volete, quasi da salotto. Il sarcasmo vuol dire prendere il discorso di un altro e smontarlo e rovesciarlo completamente per dimostrarne l'inconsistenza. Dimostra... Vi do una prova di sarcasmo. Quando Marx scrive La Sacra Famiglia, prende la filosofia di Fichte e rovescia completamente tutti i contenuti della filosofia di Fichte, la sacra, quel pezzo della Sacra Famiglia è sarcasmo, cioè è dimostrazione dell'inconsistenza del pensare altrui, quello attraverso le logiche di quel sistema, prendendo il vocabolario di quel sistema e dimostrando la sua nullità dal punto di vista dei contenuti, non perché ti fanno ridere, no perché semplicemente... Eh, pensi che siano veramente nulli e lo dimostri, ma li prendi sul serio vuol dire che te l'hai letto, l'hai studiato, hai capito come funziona e dopo dimostri la sua inconsistenza. Non che te ti metti lì con la col dito alzato e dici voi siete cretini, perché questo non funziona, non è nemmeno satira, è supponenza. E il motivo, non so se, 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 se riesco a essere chiaro, è come noi sì, sì. costruiamo tutto il tema delle verità o non verità, e lì per me conta tantissimo che oggi eh, ci sono tre fonti fondamentali, io credo, per affrontare il discorso della storia contemporanea e dei fatti della storia contemporanea. E cioè, gran parte dei ragazzini che voi vi trovate in classe, ma anche delle persone che noi andiamo per strada, sono figlie di due fenomeni sono intanto figli di apparati culturali che non sono nella storia nazionale italiana spesso. E quindi noi non li conosciamo. Noi dovremmo conoscerli se vogliamo capire con chi parliamo. Conoscerli non vuol dire aver, averli studiati, ma sapere per esempio che le loro memorie di famiglia sono costruite su dei simboli, su delle fiabe, su delle narrazioni, su, se volete su delle scale di, eh, valoriali di sentimenti che non rientrano nella nostra storia quindi se noi vogliamo interloquire con quel tipo di immaginario un minimo dobbiamo saperlo perché se no non parliamo con nessuno la seconda è la gran parte del mio immaginario io da ragazzino me la sono fatta con i telefilm il cinema cioè non l'ho fatta con i libri che ho letto l'ho fatta molto spesso memorizzando dei dialoghi eh, di film che mi hanno impressionato, potevano essere Giù la Testa, potevano essere alcuni film del western, potevano essere Alberto Solti, che vogliamo, comunque fanno parte, non, ho, non derivano dal fatto di aver letto eh, che ne so, La Fenomenologia dello Spirito o Pirandello. Allora, la mia domanda è, gran parte dei ragazzini con cui noi ci troviamo davanti, sono figli delle serie televisive, sono figli di un fumetto, sono figli fino a che noi non comprenderemo qual è, chiamiamolo fra virgolette, non ci nutriremo anche noi del linguaggio che nutre loro, che vuol dire dell'immaginario che nutre loro, sarà un po' difficile catturarli e farli parlare, perché farli parlare del falso magari ci può essere utile andando a vedere alcuni pezzi delle cose che loro stanno leggendo o che stanno vedendo, utilizzando alcuni segmenti o frammenti di cose che è nel loro immaginario visuale. Se noi questo non ce l'abbiamo, io penso che questo sia difficile. Quindi, in, in, così come eh, il mio professore all'università, una persona che aveva vent'anni meno di me, a un certo punto mi ha preso da una parte e mi ha detto, ma te in televisione cos'è che guardi? Cioè, per cui io ti racconto il 900, ma per te il 900? cos'è? È stato un professore con cui poi mi sono laureato. Però in ogni caso, con un minimo di confidenza ce l'avevo. Però era sintomo, era, eravamo nel 1975. Però è significativo che quello ti, mi facesse questa domanda. Non mi ha detto quali libri di historiografia hai letto. E perché questo problema non lo capisci. Partiva dall'opposto, diceva: perché il linguaggio che io ho ti arriva in quel modo e non arriva nel modo in cui io vorrei. Non so se è chiaro cosa voglio dire. Io penso che sia stata, per me è stata una grande lezione, anche di sforzo di comprensione. No? Noi il falso non è semplicemente se io rimetto a posto le cose e faccio una narrazione, anche quali sono gli elementi che io invece penso siano singolarmente veri, che fanno parte della narrativa filmica, televisiva, eh, che ne so, di, di un serial che io vedo su un PC e che, con cui io apprendo alcune regole fondamentali. Come dire, del conflitto bene-male, per dirne una, De, di come è la raffigurazione del bene e del male, come quelli si coimplicano, di cos'è un mito narrativo. Non so se è chiaro cosa voglio dire, spero, almeno spero di sì. Insomma, non so se ho risposto a un, un gruppo di domande, perché risponderle a tutte credo sia impossibile, però. Allora, eh, ci sono ancora una decina di domande. e eh, Io credo che tutte queste domande come, che siano il frutto dell'interesse suscitato da, dal professore. Eh, tanto quindi, grazie. Eh, grazie non a voi. No, vuol dire che perlomeno nessuno si è addormentato già no, un risultato. No, eh, risultato. no, adesso vedrà che domande. Eh, Aiuto. No, si rilassi. Il, eh, e quindi forse dovremo sacrificare il laboratorio. io Penso che siete tutti d'accordo in questo. No, so, ditemi voi, se volete mai... rispondo anche un'altra volta. Perché, eh, no? voi? perché sono veramente tante e impegnative. Allora, mi fa piacere che lei abbia citato Ficte, la fenomenologia dello spirito, perché adesso c'è una piccola trattazione, trattato filosofico che le, le pongo. Mi dica. Allora, il suo ragionamento non può presentarsi tautologico nella misura in cui il congelamento della narrazione richiesto dalla critica per allargare il numero dei fattori in gioco deve poi alla fine condurre a una nuova scelta di fattori e dunque a un'ulteriore presentazione e narrazione. Così che alla fine non si esce dal prospettivismo e della malattia della conoscenza storica. Eh, Nietzsche, insomma la procedura non è ultimamente autogiustificante, auto sì. Poi difficoltà. Allora, poi a proposito di archivi, eh, come specchio o non della realtà e del caso de felice, l'archivio è il risultato del modo in cui un soggetto produttore organizza o manipola la propria memoria, ma è anche vero che c'è un margine di involontarietà. Ad esempio non si può controllare le risposte che arrivano e i soggetti esterni con cui corrisponde, e comunque c'è un protocollo che va avanti. Per questo un archivio, compresa una segreteria particolare, resta la fonte, magari non certa, ma più vicina alla verità. Oh no? Questo è un grido di. <ride> abbiamo sprecato tanti anni in archivio. Allora, poi, il dialogo sopra i due massimi sistemi di Galileo può essere definito a satira? Bisognerebbe sottolineare che lo sbeffeggio antislamico di Charlie Hebdo ha una sua precisa radice nella polemica antireligiosa di una certa parte della cultura francese. Ricordiamoci anche le vignette satiriche sulla Trinità cristiana. Per ora eh, sono finite. Allora, vediamo un po' se ho memorizzato tutto. <ride> Partiamo dalla costruzione del racconto. Mi sembra che il primo nucleo di domanda sia su, sulle cause, su come si mette... Allora, dipende, io per me, io parto da un presupposto che in storia... Non esiste l'ultima parola, ma esiste la penultima parola. Quindi qualsiasi ricostruzione io faccia di contorno, di contesto, di evento, di storia, si scontra con due dati inoppugnabili. Non c'è nessun storico che abbia visto tutte le fonti. Uno storico a un certo punto decide che le fonti che ha visto sono sufficienti per arrivare a una conclusione. e quelle fonti decide di utilizzarle con un ordine, che non è l'ordine in cui lo trovate, ma è l'ordine con cui lui vuole costruire il senso complessivo della scena e delle considerazioni che vuole proporre. Per cui, se è vero che qualsiasi costruzione di evento storico io posso fare, e sta in piedi è anche vero che io non posso scrivere 25 in 25 versioni non posso dire che la battaglia di waterloo ha avuto 25 esiti diversi ne ha avuto uno solo ma il problema è come io descrivo a partire da che cosa io la descrivo perché il problema è cosa mi interessa mentre la descrivo tirar fuori quindi in quel racconto dove c'è in quella ricostruzione dove c'è un dato oggettivo quello che non deve essere mai perso di vista è che la narrazione che io propongo è lo sguardo soggettivo che io ho su quel dato. Perché se io perdo di vista questo punto e invece assumo il fatto che quello che io racconto è l'oggettività, e per me questo è il difetto fondamentale della scrittura di Renzo De Felice e dei suoi allievi, allora noi spacciamo. Un racconto di storia come se fosse la fotocopia della realtà. Mentre un libro di storia non è la fotocopia della realtà per un semplice motivo che, se io pensassi che un libro di storia è la fotocopia della realtà, abbiamo smesso di scrivere libri di storia, semplicemente non c'è più bisogno di farli, basta di scriverne uno. Allora, io capisco che, come dire, che non è semplice accogliere questo tipo di discorso. Perché vuol dire che de, vuol dire sapere che quello che io ho studiato, ciascuno di noi ha studiato, nelle versioni in cui l'ha studiato, deve fare i conti con il complesso della costruzione della scena che è stata fornita. Non vuol dire che cambia la storia, ma cambiano le domande che io mi faccio dentro un evento storico, l'importanza che io do a dei fattori piuttosto che altri. Guardate, Giulio Cesare, eh, non è che vive, eh, muore lo stesso da 23 pugnalate, ma il problema è come io lo vado a studiare quella scena, a chi do la voce, quali cause o fattori voglio mettere in discussione. Se volete, se fosse un film, in quale punto io vado a mettere la macchina da presa? La scena è sempre la stessa, ma è come le la guardo che cambia. E il fatto che cambi da come la guardo non vuol dire che cambia l'esito della scena, ma cambia l'appropriazione la la, della scena a parte mia. Questo sì che è fondamentale. Per cui esiste una soggettività dello storico, che non vuol dire che io racconto i fatti come mi pare, ma vuol dire che io do un ordine gerarchico ai fatti, a seconda del progetto di indagine che io ho e che devo dichiarare all'inizio. Lo stesso per cui all'inizio ho detto: guarda, io voglio arrivare lì. Ma se si vede sapendo la maggior parte della scrittura e della storiografia, gli storici non dichiarano dove vogliono arrivare se non all'ultima pagina, io penso che sia un grande difetto, un grande errore. Perché come diceva Roland Barthes, leggere è un contratto tra te che scrivi e io che ti leggo. E io devo sapere sulla base di che cosa sto firmando un contratto. Non lo posso sapere all'ultimo rigo. Perché io non sono disposto a lettore a spersonalizzarmi dentro di te. Io devo essere capace di leggere una cosa che tu hai scritto, di farmi delle domande mentre la leggo, di far, di fare a te le mie domande e allo stesso tempo di fare a me le domande che tu, suscita il tipo di narrazione che te mi stai proponendo e l'ordine dei documenti che tu stai scegliendo. Se io non ho questa percezione, vuol dire che io sto che mi sto proponendo rispetto a quel testo come fossi davanti a un libro di fiabe. O l'accetto la fiaba, o non l'accetto. Fine. Non so se è chiaro cosa voglio dire. Qual erano le altre domande? Mi sono perso. Deve mettere l'audio. Comincio. Eh, vale. Un'ultima un osservazione che ha fatto uno per me è stato importantissimo leggere Foucault. Ecco. E poi c'era quella che riguardava il, lo sbeffeggio antislamico di Charlie. Ah, allora, lo sbeffeggio, diciamo così, lo sbeffeggio antireligioso, perché questo non riguarda solamente appunto l'Islam, riguarda anche altri satira rispetto ad altri apparati religiosi. Nasce dal fatto, secondo me, che gran parte del pensiero. Filosofico, sociale e politico del Novecento pensa che la religione sia un residuo della, del tempo premoderno, cioè sia un rimasuglio del passato. E tu che sei moderno, diciamo sostanzialmente, dici: che noia, perché non si fanno da una parte e non comprendi che la religione non è semplicemente pratiche. Nel Novecento, la religione è stato un processo di riflessione di individui e collettività. Sulla loro identità, sul fatto che la politica gli aveva promesso qualcosa e hanno avuto insoddisfazione rispetto alla politica, sono andati a cercarsi il vero da o il presunto vero da un'altra parte. Quindi tu, se vuoi rispondere a quel tipo di proposta, convinzione, contenuto, tu devi conoscerlo quel linguaggio. Non ti è più sufficiente Voltaire. Per risponderli, perché la risposta di Voltaire è la risposta agli uomini di religione del Settecento non è la risposta alle ansie, ai problemi, alle convinzioni di uomini e donne della fine del XX secolo, che sono l'effetto di un ciclo culturale che nasce dal Voltaire e due secoli dopo di Voltaire non sa che farsene. Questo è il punto, cioè per cui il eh, a cominciare dal fatto che noi abbiamo introiettato la parola laico come se fosse antireligioso mentre invece significa che noi abbiamo una dimensione in cui immettiamo delle variabili di analisi che non sono il codice religioso dentro il codice religioso tu puoi essere anche un credente ma essere un credente con tantissime domande e non solo con delle risposte e la qualità del tuo credo in una forma non è uguale a quella dell'altra forma, perché dipende con quale stato d'animo ti poni rispetto alla, alla tua credenza e al modo in cui viene criticata la tua credenza. Quindi non è semplicemente un dato... Mi, mi permette un attimo che devo fare un minuto una cosa, sono subito da voi. Però come mi metto io? Il bello no. della diretta. No scusate ma eh, un attimo che ora mi sposto e vado in un posto, vado in camera tua. Aiuto. Scusate, eh, vengo subito, ma c'è una persona che sta, che sta lavorando qua, deve far sfogare un calorifero per cui mi devo cambiare stanza <ride> <ride> e sono da voi. Ecco, vediamo un attimo. Oh, dunque, aspettate un attimo, che ora arrivo, eh? Ai. Eccomi qua, mi sentite eh. ora? Sì, sì, intanto qualcuno sta chiedendo un secondo incontro, ma io, io, io la butto lì e poi. Comunque, no. vediamo. Cioè, non so se è chiaro cosa voglio dire. Cioè, io penso che la, la satira è sicuramente. Mi, mi sentite? La satira è sicuramente uno strumento di ragionamento, però deve domandarsi anche quante competenze, non quanta. Quanta legittimità ha, ma quanto bagaglio culturale ha dietro di sé? Per... È un codice la, la, eh, la satira, non è un contenuto, è come dire una grammatica, non è un vocabolario, è un modo di costruire un ragionamento. Ma poi nel ragionamento ci devo avere dei contenuti culturali. Se io quei contenuti culturali non ce l'ho o non sono adeguati, il risultato sarà disastroso ed è il motivo per cui secondo me noi confondiamo la parola satira con la parola derisione cioè è un rapporto di supponenza rispetto a qualcun altro che lo fa diventare insopportabile no, e, e che soprattutto non mi comunica nessun contenuto se non alla fine se dovessi guardare per davvero la paura di quello che sto criticando il timore che quella roba è cioè, è come se io avessi detto, mi faccio un esempio su una cosa diversa dal da religioso, è come se nel 1945, all'interno dell'opinione pubblica statunitense, a guerra ancora in corso, tu avessi eh, deriso i kamikaze e non avessi fatto una politica per capire dove stava quell'elemento. Dove tu dovevi accelerare la fine della guerra, non perché quelli ti procuravano dei danni, ma perché quello era il sintomo della disgregazione sociale, culturale del tuo nemico. E se tu volevi pensare futuro, anche in un rapporto dove andavi a fare, tra virgolette, la resa del tuo nemico, il giorno dopo tu, quel paese, dovevi aiutare a ricostruirlo. E quella non era la soluzione per poterlo dare una chance di ricostruzione. Allora, eh, se, chi in, que, in, que, in quel momento all'interno della cultura statunitense, nessuno ha pensato di deridere Kamikaze. Non solamente perché quello significava tanti morti propri, ma perché era un indice di enorme problema da dover governare. Allora io una cosa che mi ha sempre colpito. In chi esercita la satira e la rivolge nei confronti dei mondi religiosi fondamentalisti, è non comprendere qual è, a che tipo di che tipo di risposta è il fondamentalismo, a quale tipo di domanda risponde, perché è quella che tu devi andare a colpire. Se tu non colpisci quella, non, anche con la satira se tu non colpisci quella, tu no, non avrai nessun effetto in ciò che fai la tua è semplicemente una reazione eh, pigra. Come dire, che non si fa domande, che pensa di averci già le risposte, che si accontenta di quello che sa. E io la trovo eh, come dire, in un qualche modo molto deludente. Non mi fa pensare. Mi dice semplicemente che quello che io so già è sufficiente. Eh, non lo è, perché quel fenomeno Acquista ancora più potere, acquista ancora più capacità magnetica, carismatica, e quindi vuol dire che quella risposta, così com'è, è fondamentalmente sbagliata. È inefficace. Mi dispiace dirlo perché poi ci sono anche dei morti, eh? vuol dire, non è che a Charlie Hebdo è eh, analizzata, no. Però eh, se io dovessi fare un'analisi, devo dire che quel tipo di linguaggio non è adeguato al tipo di problema, è sbagliato. Non so se, se ora mi sono spiegato bene, spero di sì. Certo. A questo punto faccio le ultime due e poi Vada. basta. <ride> È sempre sulla satira, se il grande dittatore era satira e poi c'è la perdita nel ventunesimo secolo di ogni possibilità per i governi di configurarsi con un ordine simbolico depauperato dalla tecnica. Determina la trasformazione della satira a loro rivolta in effimero spettacolo? Mamma mia. Madonna. Allora, <ride> allora diciamo così, non so se, se il grande dittatore è satira, diciamo che è un gran, una grande allegoria ironica, secondo me, più che satirica. Cioè, c'è dei momenti anche di... di Ironia, di ironia, di, di satira, sicuramente, magari in alcuni punti, in altri punti gioca sull'equivoco, cioè ci sono tanti linguaggi dentro. Se volete, su quello che Pirandello chiamava cos'era l'umorismo in teatro, cioè, ci sono tanti. Ora, io non ne so tantissimo, cioè, quindi vi cito quello di cui ho reminiscenza di letture che ho fatto, non mi sono mai occupato di teoria del cinema, però. E per cui esiste anche un canone e un codice cinematografico con cui alcune cose le puoi dire in un certo modo a seconda di come le costruisci, detto questo, eh, era anche poteva essere visto in due modi come cosa ci rimane. Dopo, ed è il famoso discorso all'umanità che Charlie Chaplin fa quasi alla fine, o se volete come una realtà era interpretabile in tanti modi a seconda di come tu la vedevi, cioè perché questo c'è anche dentro quel doppio rappresentato. Dopodiché il meccanismo della satira o di quel film con ironia era quello che ti consentiva nella maniera più diretta di tirarlo fuori, è lo stesso per cui con il senso del drammatico, come dire riflette e fa riflettere Edoardo De Filippo e Napoli milionaria cioè tu eh, alla fine eh, Edoardo De Filippo e Napoli milionaria per esempio perché tu sia disposto ad accogliere quello che dici devi essere disposto a ragionare perché tutto il meccanismo del protagonista di, di Napoli milionaria soprattutto dell'ultimo atto di Napoli milionaria, è come io ti faccio una controverità rispetto a quello che tu mi hai raccontato finora. È, è, ti dimostro che io ho capito tutto di te, però ti rovescio completamente quello che te mi hai raccontato. Dopodiché bisogna vedere quanti avevano la pazienza di stare fino a fondo. Nessuno mi ha mai raccontato quante persone si sono alzate dal teatro alla prima quando hanno visto quello spettacolo. Per esempio, sarebbe interessante saperlo, se qualcuno si è alzato, quanti hanno applaudito. Chi ha applaudito non lo sappiamo, però quello è un dato su cui mi piacerebbe ci fossero dei dati su cui riflettere, diciamo così. Su qual è l'altra domanda? Mi sono perso, mi deve scusare. Claudio, mi spiace. Sì, sì. <ride> La perdita nel ventunesimo secolo di ogni possibilità per i governi di configurarsi con un ordine simbolico determina la trasformazione da satira in effimero spettacolo. Ma questo, su questo ho dei problemi, perché io penso che oggi la satira, uno dei meccanismi molto problematici è che la satira è diventata un linguaggio del potere, non è diventato il linguaggio dell'antipotere. E lo dico perché appunto cioè è il punto da cui sono partito all'inizio, del motivo per cui sono piuttosto incerto sul linguaggio della satira. Che dice che avviene così sia perché appunto la satira è diventata gergo, per cui appunto tu, ah, quello di Charlie Hebdo non funziona e non funziona perché ha perso la sua forza di interrogarsi sulle componenti. Che deve criticare, gli basta, pensa che sia sufficiente guardare il costume esteriore, ha confuso eh, Jonathan Swift nell'analisi del eh, saggio sui bambini in Irlanda, semplicemente confondendo eh, il paradosso come se fosse la macchina di mentre il paradosso è l'effetto della macchina d'ironia. Dell cioè, quindi, tu parti da un ragionamento, non è semplicemente se ti fai il paradosso, è risolto il problema. Però il paradosso e l'esposizione paradossale è quella che è diventata il linguaggio. Del modo con cui il potere si fa simpatico, in cui alla fine pure si dice bacioni per, per essere chiari, ok? Oppure ride di se stesso, però in realtà nel momento in cui ride di se stesso ti dice che lui non lo puoi criticare, che è bravo, che è esattamente l'opposto di quello che la macchina satirica ha pensato sempre che dovesse essere detto al potere, doveva dire al potere sei un figlio di puttana, non è bravo. Scusate il termine. Allora il. Lì ci vedo oggi il fatto che la satira non è più quel linguaggio che chi sta sotto è capace di tirar su. E lo dimostra il fatto che noi oggi, al massimo, possiamo concederci non delle strisce di fumetti, ma al massimo delle vignette che sono simboliche della crisi. LK non esisterà mai una striscia fatta di 7-8 vignette di LK, esisterà sempre una sola vignetta di LK. E quella è la dimostrazione, secondo me, del fatto che lì, non ci, perché ci sia satira, ci deve essere un discorso complessivo, non ci deve essere semplicemente l'esergo o la bustina del giorno, ma ci, che è invece un modo in cui io ti sintetizzo in un punto dove quello che dice il potere non mi convince. Dopodiché tu dovresti raccontare perché quello che ti dice il potere non funziona, non semplicemente non ti convince. Noi oggi al massimo possiamo esprimere ciò che non ti convince, che è uno dei modi in cui testimoniamo del nostro essere resistenti al discorso diffuso. Ma che non dice ancora non ci dà una tecnica, non ci dà uno strumentario per analizzare, ci dice semplicemente dove noi diffidiamo. Come dire, dove ci tratteniamo dove non vogliamo essere eh, succubi di potere, ma non ci, di, non ci dà un'arma per fare un discorso di contropotere, ci dice semplicemente quella è la soglia che non vogliamo superare per essere, fra virgolette, proni, ma non ci dà un vocabolario per essere indipendenti o di pensare liberi. Grazie, direi. No, no, non so se... se... Sì, 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 è molto, molto interessante. Adesso qualcuno sta chiedendo anche bibliografia sulla satira, strumenti, articoli, Allora, guardate, satira. vi voglio dire una cosa. Tutto ecco. quello che vi ho raccontato sulla satira, no, no, eh. non c'è nessuno. Noi in Fondazione Feltrinelli, lo dico noi perché io, è vero che sono a sua dopodiché, come capitano tutte le strutture, tu esci da una porta... Appena arrivi al di là della porta c'è un'altra porta che si apre e dice: No, aspetta, rientra dentro, fai un altro giro. Per cui mi è stato fatto un contratto di consulenza sulla parte, come dire, editoriale di produzione della Fondazione Fettuale. Allora, tra le varie cose che sono in programma in questo anno balordo, che la cui datazione di inaugurazione dovrebbe essere a fine marzo, noi dovremmo fare, mettere in piedi una mostra sulla satira tra il Settecento e oggi, dove una parte della satira sarà anche tirar fuori per esempio appunto la satira fascista, la satira nazista, la satira stalinista, perché la satira non è solamente una roba dal basso verso l'alto, alle volte è appunto anche dall'alto verso i dominati. O gli sconfitti, diciamo quindi, in qualche modo è un altro linguaggio. Dove una delle cose che ancora sono in forza è se tireremo fuori delle cose e faremo delle cose performative di teatro, se faremo delle cose con dei bambini, anche perché io non so se nessuno di voi magari sarà venuto mai in Fondazione Fettinelli nella nuova sede che c'è ora, però c'è un enorme spazio. Come se fosse un giardino che quindi puoi usare anche per fare delle scuole d'estate con tantissime possibilità, diciamo. C'è una sala polifunzionale dentro a questo palazzo, bellissimo. Io lo considero bellissimo. Poi magari forse voi lo vedete, vi spaventate. Eh... Che c'è dove c'è una sala con 220 posti a sedere, che oggi sono diventati 70. però con delle parti di te con palcoscenico teatrale. Un modo di fare anche spettacolo, musica, cioè in cui vorremmo fare adottare tanti linguaggi, tanti codici, diciamo. Quindi, non solamente le vignette o, le o, o il posseduto di patrimonio librario, ma di fare anche delle unità didattiche, dei kit didattici, anche scaricabili a distanza di questa roba. Allora, magari. Una volta finito qua, io vi dico chi è che si occupa in Fondazione Feltrinelli dell'allestimento di questa roba, di questa mostra, di modo che voi potete contattare, avere tutti i materiali didattici che verranno prodotti, alle volte degli ebook che verranno prodotti di materiali e anche di scelta di immagini. Non so se è stato chiaro. Però ecco, diciamo così, stiamo ancora lavorando, perché una parte delle cose che vi ho detto sono il laboratorio di discussione che abbiamo messo in piedi nell'ultimo mese e mezzo per costruire questa mostra sulla satira. Grazie professore. No, 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 grazie a voi. Spero di non avervi annoiato, mettiamola così. Eh, direi di no, dal numero di, di domande che ci ha costretto piacevolmente a stravolgere il nostro programma, direi che è stato un incontro davvero piacevole. Vabbè, grazie. Io mi sono divertito, spero anche voi. <ride> Senz'altro. Eh, Stefania, non so se ci siano altre domande, credo che siamo alla fine. Eh, no, ci sono ringraziamenti. No, grazie a voi tanto, davvero tantissimo. Grazie, grazie, grazie. Naturalmente noi restiamo debitori, vi dobbiamo ancora un'attività didattica che era proprio incentrata sul tema delle fake news. Abbiamo ritenuto da un rapido confronto tra di noi, considerando l'alto numero di domande che arrivavano, abbiamo ritenuto di soprassedere. Eh, vediamo se riusciamo a recuperarlo in un'altra un circostanza, in un altro momento. Credo però che questo incontro così ricco e stimolante sia stato senz'altro utile e insomma, credo che ci possa aiutare anche a fini didattici per porre determinate questioni in determinati modi con i nostri studenti. Eh, non credo che resti molto da dire se non che ci diamo appuntamento per la settimana prossima. Il secondo appuntamento vi ricordo il 25 di, eh, di febbraio alle ore giovedì 25 febbraio alle ore 16, con il professor Paolo Pezzino, docente del, eh, dell'Università di Pisa, presidente dell'Istituto Nazionale a cui afferiscono i nostri istituti eh, della resistenza, e parleremo delle banche dati che l'Istituto Nazionale in questi ultimi anni hanno, ha, ha realizzato e Come possono essere utilizzati come risorsa eh, sia per la Public History sia pure per, eh, anche per fini didattici. Eh, a questo punto direi che possiamo salutarci e vi diamo, diamo appuntamento dunque alla prossima settimana. Grazie. Continuano i ringraziamenti per il professore. Oh, grazie, grazie. Eh, I complimenti. Insomma, sì, no, 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 vabbè, se, se perlomeno avete avuto la sensazione di passare un buon pomeriggio, mi fa piacere. Ah, questo senz'altro, vabbè, vabbè. grazie mille, professore. Allora, grazie a voi. Se alcune delle cose, l'ultima cosa: se alcune delle cose di quelle che ho detto di fonti non le ritrovate tra le cose che io vi ho mandato e che voi dovreste distribuire, diciamo, voi scrivetemi e io in qualche modo lo faccio e vi faccio avere. Okay. Eh, ah. Sì, grazie. A questo proposito, io avevo già caricato in chat mano a mano che il professore parlava, alcuni dei documenti che ci aveva mandato. In ogni caso ve li mandiamo anche tutti per mail, quindi riceverete i, i vari testi che il professore ci aveva dato in anticipo, vi arriveranno anche via mail. Eh, Jean-Pierre comunicazione di servizio, jean Pierre ci sono ancora dei nomi misteriosi eh, adesso ve li dico ve li dico aspetta che vediamo se dobbiamo chiedere tanto... a... altro arrivederci, arrivederci professore, a professore. A voi, grazie mille a grazie. grazie a voi buonasera allora Arriva nomi domenica. misteriosi Daniela non so se è già andata via no nessuno risponde Carla no Manuela Carla, Carla, Carla. Carla Istrevi Vicenza. Carla Cognome Cecchini. Cecchini. Ciao Cicchini. Carla. Ciao ciao Stefania. E eh, Manuela? Sì, buon pomeriggio. Manuela Mercia. Manuela Mercia, ecco eh, adesso. Alega? Venite eh. a Allega. Non come eh. eh. diventare Ah, questo qua. Alessandra Gasperini, prego Alessandra Gasperini, Alessandra sì. Gasperin, perfetto. Claudia Claudia Balasso, Claudia Balasso la B di Bari come Balasso il più noto sì. 87 73 53, che non è un numero di telefono. Eh, no. Scusa, intanto Irene Barichello dice che risulta come Sebastiano Leotta. Daniela è Daniela De Luca. Aspetta, aspetta, aspetta. Daniela De Luca. Daniela De Luca. E Irene Lu Barichello era presente. Scusate per tutti, se voi andate sul vostro nome, sulla vostra paginetta e cliccate col tasto destro sui, sui puntini... C'è rinomina. Quindi, per le prossime volte, se per caso vi scappa di entrare con dei nomi sbagliati, potete rinominare anche durante la riunione tranquillamente. No, non stiamo facendo l'elenco, Valentina, stiamo cercando grazie. quelle che non, non, non sappiamo chi sono. Tutti gli altri sono stati segnati, presenti mano a mano che siete stati ammessi, abbiamo perso del tempo a fare questo lavoro apposta. Saluti a tutti chi si stanno aspettando. Ah, grazie, sta grazie, grazie. Arrivederci, grazie a voi. Grazie. Buonasera. 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 Scusate, grazie. Sono entrata un attimo in ritardo. Lo buonasera, arrivederci. Ero sì, stata segnata assente perché sono entrata credo alle 15.34-35. Laura, 5. non sei, sei. Laura ecco, anche... ci sei, tranquilla. Anche Giulia, no, no, no. Barbagallo, oh. Giulia Barbagallo chiede la stessa cosa. Sì, buonasera, buonasera, eccomi. Scusate, ho avuto problemi di connessione, non sono riuscita a collegarmi prima. E poi ho altri nomi, tipo Laura, Giacomo, eh, Donna, Donna, che l'ho vista prima qui. Secondo me, se non ricordo male, era Donatella De Prat. Donatella De pra. Già questo. E c'è però anche una Donatella. Eh. Sì. Sapete chi è? Eh, era apparsa un attimo fa. Eh, infatti, si è scollegata. Si è scollegata. Giacomo Laura, Francesca. Francesca e Francesca sì, Toscano, avevo mandato sì. prima anche sì, il nome, Sì, però ah, c'erano okay. problemi, non arrivavano a lui le cose, ah. quindi ah, vorrei okay. che non l'abbia girato io, ciao Francesca, ah, male, ciao, ciao Nadia, ah, okay. mi manca una Laura e un Giacomo e anche Cici. Cicino ho sistemato, l'ho trovato. ho già Cristina, mi sentite è vero? Sì, sì, okay. sì. sì, sì. Va bene. Mm. Poi c'è un HPAA. è sistemato eh. anche quello, cioè... Anche quello eh. sì. 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 Adesso lo rinomino, ho capito come si fa, non ero in grado prima, adesso ho trovato... No, vi ringrazio posto, vi HP, vi... HPA è a posto, sì. Ok, adesso guardate, <ride> ho messo nome e cognome. Grazie. Non sapevo come farlo, grazie. Vi <ride> saluto tutti, è veramente stata interessante, grazie. Buonasera, grazie. arrivederci. arrivederci. Abbiamo sistemato e niente, si vede che Laura e Giacomo ce ne sono andati, magari li ritroviamo la prossima volta. Eh, c'è anche ora anche 87, 73, 53. Eh, eh, eh chi è? Chi è? Dov'è? Maria Stefania Giannelli chiede se è registrata, ma mi pare di sì. Aveva scritto anche prima: controllo per sicurezza. Grazie, buona serata. Arrivederci. Eh, Nadia, invece io non ho capito com'è che si fa, dove sono i puntini? Allora, se tu vai nel tuo riquadrino sì? e dove hai il nome, eh, c'è cioè un disattiva l'audio e di fianco sì? ci sono puntini, sì? Sì? se tu clicchi col tasto destro viene rinomina. Ah, rinomina. Ok, va bene, ok, la prossima volta. Grazie. Scusa, visto che sei qua, hai sentito di Vittore, vero? Sì, sì, sono qua che sto lavorando per lui per creare un ricordo. No, sì, okay. sì, l'ho saputo, purtroppo. 87, 87. È sempre qui. Buona, per... buona serata a tutti, ciao, ciao arrivederci. Ciao. Ciao. 87 c'è ma non risponde, vabbè, insomma, risolveremo. Pier, l'amministratore l'hai trovato? L'amministratore sì, 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 sì a, posto, a posto, sì, sì. sì, sì. <ride> Va bene, allora a questo punto possiamo salutare gli ultimi colleghi. Ah scusa, non ho casa. spento la registrazione.